di quell'Italia, di quella cantina, adesso modificata in qualche modo, per cui questo, io ho rifatto la cantina per com'era l'Italia geografica di allora, adesso qualche piccolo dettaglio non c'è più, però noi quello che dobbiamo tenere presente sempre ragazzi è che l'Italia e lo spirito italiano, lo spirito veramente nazionale deve essere una cosa importantissima, noi ci dobbiamo sentire parte di una nazione, non ci dobbiamo sentire staccati, poi il senatore sarà più bravo di me a spiegare. La pittrice ha già detto tutto quello che c'era da dire, quello è un murales che noi nel 2011, per l'anniversario, il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e allora ero sindaco combinazione, sì. Anche allora abbiamo avuto l'idea di chiedere ai nostri artisti, perché adesso sono artisti, vari murali, non si è semplicemente uno che qua, ma ti metto questa un'idea molto bella, questo tricolore che no, è abbigliato, è unito, e sembra anche il peperoncino, dimostra che l'Italia è unita, è stretta. Deve essere così. Questo era il senso di questo murales, che negli anni, come tutti i murales, era andato un po' via, non si vedeva più. Quindi quando sono ridiventato sindaco, ho avuto l'idea di rifare questo murales, per il murales che è in piazza Municipio, che è la storia della nostra città, che sta rifacendo l'artista che non sta ristrutturando, restaurando, ma un ragazzo insieme all'artista dell'epoca che adesso è andato avanti nell'età. Quindi io ho voluto la presenza dei ragazzi, perché noi quest'anno rilanciamo la giornata dei ragazzi insieme. È un momento di incontro tra i cittadini più piccoli, che siete voi, e le istituzioni, la prima istituzione che è il comune. E sono voluto partire da questo murales perché il significato dell'inizio dell'anno scolastico e l'ho detto ai ragazzi delle scuole superiori, è quello di sentirci parte tutti quanti dello Stato. Poi ognuno di noi è un pezzo dello Stato e lo Stato è quello stivale, no? Noi apparteniamo tutti a quello stivale e allo Stato che siamo tutti quanti noi, per fare un cammino che è un cammino in cui alla fine di questo percorso che faremo durante l'anno ci dovremo sentire più uniti, non ci deve essere distanza tra i ragazzi, le famiglie, la scuola, il municipio, la chiesa, per chi ha come punto di riferimento la chiesa cattolica, insomma tutte le istituzioni si devono ritrovare e stare insieme, perché se vogliamo far crescere e difendere l'unità d'Italia dobbiamo essere tutti cittadini dello Stato italiano, in questo caso anche cittadini di Diamante, l'orgoglio di appartenere alla nostra comunità. Quindi questa inaugurazione di questo rinnovato inaugurazione di questo murale, se ringrazio, ringrazio la pittrice, ringrazio chi ha collaborato, certamente faremo qualcos'altro l'anno prossimo, nel mese di giugno. Ripartiamo da oggi una comunità che si stringe attorno all'inno nazionale e alla nostra nazione che è l'Italia. Che bene ragazzi, grazie per essere venuti. Una cosa, sindaco, noi per poter appartenere all'Europa dobbiamo essere prima di tutto italiani. E siccome l'Europa ci serve, perché siamo veramente noi siamo troppo piccoli nel mondo, perché adesso c'è la globalizzazione, a noi l'Europa serve, non è una cosa che dobbiamo vedere come una cosa degli altri, l'Europa è una cosa che ci deve appartenere. Noi per poter essere cittadini europei dobbiamo sentirci cittadini italiani. Se ci sentiamo in uno dei paesi di dov'è, non andiamo da nessuna parte. Voi siete giovani e questo lo dovete vedere nello spirito. Tanti auguri.